Ehi, Dominique, che fai? Niente, no, niente. Cosa stavi guardando? Niente, delle cose. Ah, sì, delle cose. Mi presti un attimo il telefono perché il mio è scarico, devo fare una chiamata. Il mio telefono? Sì, quello. No, quello lì. No. Perché devo fare una cosa, sì, sto facendo una cosa, non posso, magari più tardi. No, cosa stai facendo di più così tardi, importante, scusa? Questo è molto strano, molto molto strano. Non è la prima volta che fa così. È da qualche giorno che Dominique è strana. Sembra che mi stia nascondendo qualcosa. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E quella ragazza sospetta lì è Dominique. E insieme siamo ed insieme, ed insieme sei. Devo scoprire come mai Dominique è così misteriosa. Ha dei segreti, non ha mai avuto dei segreti. Cosa mi sta nascondendo? Di solito mi dice tutto, ma ora non più. Qualsiasi segreto ha, oggi noi lo scopriremo. Perché ho deciso di spiarla. E ho un'idea geniale per farlo. Oggi io costruirò un nuovo gigante e mi nasconderò all'interno per spiare Dominique e scoprire qual è il suo segreto. E sapete qual è la parte più bella di questo piano? Per costruire un nuovo gigante dobbiamo aprire tantissime uova di Pasqua. E non saranno semplici uova di Pasqua, saranno le uova di Pasqua dei Disneyland! Anche quest'anno a Pasqua ci sono le nostre uova, bellissime e buonissime. E sono tantissime e diverse, più grandi, più piccole, giganti, con sorprese all'interno e all'esterno. Le trovate nei migliori supermercati e online. Voi, quale preferite tra tutte queste? È arrivato il momento di aprirle e Dominique non deve sentirci. Chiudiamo la porta, tanto ha detto che è impegnato. Inizio da questo qui, non vedo l'ora di vedere le nuove sorprese. Via il collarino, il mio primo uovo quest'anno. Avete visto nella carta? C'è anche Ommi. E... ta-da! Uno, due, tre, ta-da! Riproviamo. Uno, due, tre. Sì! Oh, guardate, ci sono io con una faccia felicissima. Adoro questa sorpresa. Guardate, è una sacca dei d'insieme. Un portamerenda. Oh, porta tutto quello che vuoi. E questo è uno. Lo trovate anche con altri colori e altri disegni. Il cioccolato è buonissimo. Ma trattieniti, Eric! Adesso siamo in missione e dobbiamo sbrigarci. Ci servono altri incarti. Apro questo. Adoro questa carta. Questo è un ovettino. E... cosa ci sarà qui? Questa qui è... una calamita del dottor Timothy. Volevo trovare me, ma va bene. Ed ecco a voi la carta dell'uovo di Pasqua più grande del mondo! Con questa diventerò facilmente un uovo di Pasqua. Non devo fare altro che arrotolarmici a forma d'uovo. Al centro! Forma d'uovo! Forma d'uovo! E impacchettiamoci! Mi ci vorrà un po' di tempo! Ma ce la farò! Ok ragazzi, è passato molto tempo e ho capito che da solo non potevo farcela. Ai ai, non stringere così tanto! Mi sto facendo aiutare da mio fratello. Ai 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 ai, piano! Ragazzi, ehi ragazzi, sono qua, qui dentro, dentro l'uovo! È bellissimo! È un uovo dei d'insieme con Eric dentro! Sono una sorpresa di un uovo! È bellissimo! Il mio piano funzionerà, ne sono sicuro! Li vedete? Sono i miei occhi! Ho fatto due buchi per vedere, così da poter spiare meglio! Da qui dentro vedo tutto, cioè quasi tutto! In realtà vedo poco, ma mi basterà! Sento comunque tutto! Se Dominique ha qualcosa da nascondere, io lo scoprirò! Devo solo aspettare che Dominique arrivi! Speriamo presto, fa caldo! Dove sei? Eric! Ma quella cos'è? È un uovo di Pasqua gigante? E c'è un biglietto. Ciao Dominique, questo uovo di Pasqua gigante è per te. Ma non aprirlo prima di Pasqua. Ciao da Eric. Oh, Eric mi ha fatto una sorpresa! Ecco cosa stavo facendo! Ma dove ha trovato un uovo di Pasqua dei d'insieme così grande?
Noi abbiamo fatto tantissime uova di Pasqua, ma questo è davvero gigante. Non ce n'è uno così grande. E poi, guardate, sembra fatto unendo tante uova di Pasqua. L'incarto è diverso. Ok, guardandolo meglio è anche un po' storto. Le nostre uova di Pasqua sono più belle, più perfette. Questo è tutto stortino, stropicciato. Non è che l'ha fatto Eric a mano? Ha cucinato un uovo di Pasqua e poi ha fatto l'incarto. Ne sarebbe capace? Oh, ma è una sorpresa dolcissima. Ma adesso dove è andato? È uscito? Beh, Eric è un po' strano. Ma è dolce. E vai! Non solo c'è cascata, addirittura adesso mi ama di più. Sono dolce, dolcissimo. L'avete sentito, eh? Non lo sto dicendo io. Ho avuto un'idea geniale. Sono bravo, bravissimo, il migliore. E adesso è il momento di scoprire i suoi segreti. Cosa fa? Mi guarda? Aiuto, aiuto. Si sta avvicinando. Pensavo volesse aprirmi. Ehi, quella è la mia sedia. Usa la tua. La tua! Perché usa la mia sedia? Ecco, ecco. E al computer. Vediamo, vediamo se riesco a zoomare. Non riesco a vedere bene. Ah, no, non riesco a vedere niente da qui. Dovevo fare un nuovo con le gambe, così da avvicinarmi. E spostati, Dominique. Fammi vedere lo schermo. Spostati. Ah, sta suonando il telefono. Ti stanno arrivando dei messaggi. Chi è? Non sono io, non ho scritto io. Che sta facendo? A chi risponde? È un'amica, un amico, un cugino, uno zio, un fratello. Chi è? Sta sorridendo. Oh, oh, ma dove va? No, 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 dove va? Ai, ai. C'è caldo. Sto cominciando a sentirmi un uovo di cioccolato sciolto. Ah, sto scomodo, mi fanno ai, male le gambe. Oh, no, 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 no. Ai, 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 mi si è fermentato il piede. Ai, ai, au. Oh. Difficile muoversi qui dentro, potevo farlo più grande. Dove è andata Dominique? Non può lasciarmi qui. Quando torna? Non ce la faccio più. Ops. Ma che è stato questo rumore? Eric, sei tu? Sei rientrato? Eric, dove sei? Eric! Strano, ero sicura di aver sentito un rumore, ma forse sarà stato il gatto. Sono quasi sicura che fosse uno starnuto di Micia. Oh, però è ingiusto, mancano ancora un sacco di giorni a Pasqua. E io ho qui questo uovo di cioccolato gigante che sarà buonissimo. Come si fa a resistere? È così difficile. Ho così tanta voglia di aprire quest'uovo gigantesco. Cosa? Oh no 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 no! Se mi apre mi scopre! No, non farlo, Dominique, non farlo. Ok, ho deciso. Lo faccio. No, ti prego, no, ti prego, no. Aprirò l'uovo di Pasqua! Non posso aprire quello gigante, è un regalo di Eric. Ha detto di aspettare, devo aspettare, però questo posso aprirlo. Non se ne accorgerà nessuno, ne sono arrivate tantissime. Ah, intendeva quell'uovo di Pasqua. Sono salvo. Finalmente è Pasqua e le uova degli insieme sono nei supermercati. Questo è uno delle tante uova che troverete. E quando le prendete, ragazzi, fatevi una foto e taggateci. Non vediamo l'ora di vedervi con le nostre uova di Pasqua e sapere quale sorpresa troverete. Vediamo cosa trovo io. Eccolo finalmente. Cioccolato. Oh, guardate cosa ho trovato. È l'etichetta da mettere nelle valigie. E ci siamo noi. Potete appenderla dove volete e scrivere nome e il vostro indirizzo. Lo metterò subito nel mio zaino. Buonissimo, ci voleva proprio. Sono qui dentro già da un sacco di tempo e non ho ancora scoperto niente. Dai, Dominique, so che mi nascondi qualcosa. Non posso resistere qui dentro per sempre. Sì, lo so, è bellissimo. È così fantastico. Dominique, sta parlando con qualcuno. Ecco, la cosa si fa interessante. Sì, sono felicissima. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora di vederlo. Un momento, cosa è bellissimo? Oh, chi è bellissimo? Di chi sta parlando, Dominique? No, 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 Eric non sa niente. No, e non deve saperlo. Mi raccomando, non dire niente a Eric. È un segreto. Sta parlando di me? Cosa? Cosa non devo sapere? Cosa mi nasconde? Questa situazione non mi piace per niente. Sì, sì, va bene, tranquilla, ti racconterò tutto. Ok, ciao. Allora avevo ragione. Dominique, mi sta nascondendo qualcosa. Ma cosa? Eccola di nuovo. Forse è troppo pesante, però. È tornato. E ha con sé una valigia. Che deve fare con una valigia? Dai, qualcos'altro dovrebbe entrarci. Qualcosa. Mi servirà il tablet. Ma... questo lo porto sempre con me in viaggio. Non mi ha detto di preparare le valigie. Un nostro libro. Ma... poi, cos'altro mi può servire prima di partire?
prima di partire, ha detto partire. Ragazzi, avete sentito? Ha detto partire. Partire da sola. Per dove? Perché senza di me? Ma certo, anche... Oh, è vicino. Il nostro magazine. Il nostro magazine. Il nuovo numero. Si sta preparando per un lungo viaggio. Chiudiamo tutto. Ma... Chiudiamo. Ha già finito. Se ne sta andando. Spero di non dimenticare niente. No. Perfetto. No. Io sono pronta per partire. Come pronta per partire? Sarà fantastico. Fantastico. Però adesso questa nascondiamola. Nascondiamola. Vuole partire senza dirmi niente? Dominique sta partendo. Quindi vuole lasciarmi. È questo che sta nascondendo in tutti questi giorni. Oh no, è terribile. Perché vuole lasciarmi? Io sono un ragazzo così bravo. Sono un fidanzato perfetto. Cosa posso fare per farle cambiare idea? Gli ho anche regalato un uovo gigante. No, aspetta. L'uovo non c'è perché sono io. E come ultima cosa, devo preparare un biglietto che lascerò a Eric. Cosa scrivo? A voi posso dirlo, ragazzi. Sapete cosa sto facendo? Sto preparando una sorpresa a Eric. Aspetta, chi ha detto? Vuole farmi una sorpresa? Allora non vuole lasciarmi! Oh no, non è per ricambiare l'uovo di Pasqua gigante. In realtà, sto organizzando questa sorpresa già da un po' di giorni. Gli regalerò un viaggio a sorpresa! Sarà felicissimo! Non se lo aspetta assolutamente. Sto organizzando tutto io, così lui non dovrà fare niente. Ho persino preparato le valigie! E adesso il biglietto. Sbrighiamoci prima che torni Eric. Allora il segreto era una sorpresa. Una sorpresa per me. Oh, Dominique è dolcissima e mi ama tanto. Io invece sono qui dentro un uovo a spiarla. Oh no, se mi scopre si arrabbierà tantissimo. Devo uscire da qui dentro. Ho appena avuto un'altra idea. Potrei nascondere questo biglietto all'interno dell'uovo di Pasqua gigante. Basterà solo aprire un po' l'incarto e poi lo richiudiamo. Così quando apriremo l'uovo, io ed Eric insieme, io troverò la sorpresa dell'uovo di Pasqua e lui troverà il viaggio che ho scritto in questo biglietto. E sarà felicissimo perché non si aspetterebbe mai una sorpresa dentro la sua sorpresa. No, pessima idea, pessima idea. No, ti prego no. Cerchiamo di aprirlo delicatamente e poi lo richiudiamo subito. Qua c'è un laccetto, fallo così. Ma cosa? Eric? Oh, ciao Dominique! No, aspetta, non posso crederci. Forse ho le allucinazioni. Sì, forse sì. Riproviamo. Ciao Dominique! Eric! Oh! Ma dov'è l'uovo di Pasqua? Dov'è? Ecco, sono io il tuo uovo di Pasqua! Sorpresa! Tu? Un uovo di Pasqua! Quindi non c'è mai stato un uovo di Pasqua? All'interno di quella carta c'eri tu? Ma sono passate un sacco di ore! Come hai fatto a stare chiuso lì dentro? Infatti! Sì, esatto! Ho fatto tutto questo per farti una sorpresa! Sei contenta, Dominique? Ma che sorpresa è? Perché dovrebbe essere una sorpresa? Aspetta, ma se tu sei stato lì dentro per tutto questo tempo, allora hai sentito tutto? Tutto quello che ho detto? No, io non ho sentito niente. Perché hai parlato e detto qualcosa? Io non ne so niente del viaggio. Cosa? No, volevo dire non ne so niente di niente. Ho capito. Cos'hai capito? Ho capito perché l'hai fatto! Potresti smetterla di indicarmi? Mi fai un po' paura. No, continua pure. Tu ti sei chiuso lì dentro per... Da cosa l'hai capito? Comunque, Dominique, allontanati un pochino. Non fare così. Vado a preparare la valigia, ok? Sei davvero dolcissima. Sono felicissimo. Mi stai regalando un viaggio. Fantastico. Vado, eh? Dove stai andando? A preparare la valigia, a prendere le mie cose. La tua valigia è già pronta. Ecco, hai presente quel viaggio a sorpresa? Scordatelo! Ci ho ripensato! Cosa? Perché? Secondo me è una bellissima idea. Possiamo partire, divertirci. Non te lo meriti affatto! Così impari a spiarmi! Anzi, sai che cosa ti dico? Cosa? Mi sa che parto da sola. No. Tanto la mia valigia è già pronta, è tutto pronto! Ciao, Eric! No! Abbiamo il mio ritorno! No, ritorno, no! No! Era solo perché ho capito male! Ho sbagliato tutto! Dominique, non ti spierò più! Per questa settimana non ti spierò più! Ah, non è giusto! Perché finisce sempre male! Sempre male!